Tempo di presentazione anche in casa base 96, il presidente Basilico e i vicepresidenti Crippa e Villa hanno dato il benvenuto ai nuovi giocatori che comporranno la rosa rosso-verde, presentata sia la prima squadra che la formazione juniores. Per la prima squadra tanta voglia di rivalsa dopo l'amara retrocessione dello scorso campionato, c'è tanta voglia di rituffarsi nella nuova stagione. Nuovo il direttore sportivo Glauco Paggetta, che andiamo a sentire ai nostri microfoni. Glauco Paggetta, direttore sportivo della base 96. Glauco, direttore sportivo nuovo, mister nuovo, e allora ti chiedo subito, visto che è il tuo compito, che base 96 è e quanto è rinnovata questa base 96? Hai detto bene, tutto nuovo, cioè non solo il mister e il direttore sportivo, ma gran parte della squadra è completamente nuova, perché dopo la scorsa stagione vuoi qualcuno che ha deciso di cambiare aria, qualcun altro gioco forza abbiamo dovuto lasciarlo partire noi, abbiamo dovuto veramente fare un restyling completo della prima squadra, e non è ancora finita, dico purtroppo perché mi sarebbe piaciuto arrivare alla presentazione con tutte le caselle occupate, invece abbiamo ancora qualcosina da sistemare, però con calma penso che ce la faremo. Che tipo di mercato è stato e cosa aspettarsi appunto da questa base 96 che cerca sicuramente riscatto? Allora, sicuramente cerchiamo riscatto dopo la retrocessione dell'anno scorso. Cosa verrà non te lo so dire, perché se ci metteranno nel girone A con Saronno e Meda, sulla carta loro dovrebbero essere i cannibali del girone, e quindi però noi, io sono convinto che faremo la nostra parte e diremo la nostra. Poi sicuramente ci sono altre squadre che si stanno attrezzando, alcune storiche del girone, altre che sono appena salite anche dalla prima categoria, tutte ottime società che stanno allestendo buone rose, ma noi contiamo di esserli, di essere protagonisti. Nuovo anche il tecnico della base 96, a guidare la squadra rossoverde sarà Marco Varaldi. Tanto entusiasmo per il nuovo allenatore che sentiamo ai nostri microfoni. Siamo con Marco Varaldi, nuovo allenatore della base 96. Mister, con che motivazioni, con che entusiasmo affronti questa nuova avventura qui a Seveso? Beh, con l'entusiasmo giusto, diciamo abbastanza importante, perché ho la possibilità di rientrare in categorie di un certo livello, in una piazza importante, con uno staff diciamo coeso, quale sta costruendo il direttore, e grazie anche, diciamo, alla società che ha messo a disposizione tanta voglia e investimenti per far sì che si possa fare un campionato importante. L'entusiasmo quindi è alto. Dicevo l'altro giorno che non vedo l'ora, paradossalmente per la prima volta, di saltare quasi le ferie per iniziare la preparazione. Okay. Il tuo entusiasmo è tantissimo, sarà da portare in questa società, in questi ragazzi. Che tipo di base 96 sarà, visto che insomma il direttore ha fatto il mercato, ma solitamente ci si confronta in questa situazione? Allora, assolutamente, l'idea è quella di proporre un calcio comunque abbastanza moderno, ovviamente adeguato a quelle che sono le caratteristiche della categoria, quindi con un gioco propositivo, con basato sul pressing e sullo scalare in avanti. Poi dopo tutto diventa funzionale a seconda delle caratteristiche dei giocatori, ovviamente, che abbiamo cercato che siano adeguate a questo target di calcio. Poi dopo, nella fattispecie, bisogna confrontarsi col campo, che poi è quello che dà le indicazioni giorno per giorno. In promozione la base 96 è sempre stata comunque una delle protagoniste, non a caso era salita in eccellenza nel recente passato, sarà così anche quest'anno. Conosci il girone, se dovesse essere il girone A, insomma, ci sono alcune realtà che ambiscono al primo. Ma sai, parlavo prima anche col presidente, io non ho mai vinto, non ho mai perso una partita prima di giocarla, cioè, quindi al di là di quello che si può costruire sulla carta, poi dopo bisogna andare in campo e dimostrare il valore che poi dei giocatori importanti, quali sono stati acquistati da queste due società, quali tu hai indicato, che spesso sono sulla bocca di tutti, hanno dimostrato in passato. Però il lavoro che sta facendo la società, ripeto, gli ingenti investimenti, danno la possibilità alla base di essere protagonista a voce ferme,
noi cercheremo di confermare e magari anche di stupire durante il corso della stagione. E ora è tempo di ripartire, quindi per la base 96 dal 17 agosto si inizieranno a scaldare i motori in vista del nuovo campionato di promozione, verosimilmente sarà girone A. Ci sono due favorite in effetti in questo girone, ma la base vuole provare a guastare le feste, a essere una delle protagoniste nella parte alta della classifica. Questo si augurano soprattutto dopo che verrà ultimata la rosa proprio in questi giorni.